Confermare l'identità del titolare di una PEC è essenziale per adeguare la casella allo standard europeo. È possibile eseguire l'operazione da uno dei seguenti punti di accesso: Webmail, Area Clienti PEC, Gestione Account, App PEC. In questa guida vedremo l'operazione da Webmail. Dopo l'accesso, clicca il pulsante Conferma identità nel banner azzurro in alto. In alternativa, puoi cliccare il menu utente in alto a destra. Troverai lo stesso pulsante. Si apre il pannello dedicato al riconoscimento. L'operazione è semplice e il pannello ti guiderà in ogni passaggio. Dopo aver visualizzato i dati del titolare, se non corrispondono a te o vuoi cedere una o più caselle ad un altro soggetto, puoi cliccare Modifica del titolare. Se invece coincidono esattamente con i tuoi, puoi cliccare Prosegui per cominciare il tuo riconoscimento. Se stai guardando questo video, significa che hai a disposizione una firma digitale remota Aruba. Non è così? Scegli la guida relativa al metodo di riconoscimento che hai. Ci siamo! Per scegliere la firma remota, basta cliccare sotto il box di Speed sul link Altri metodi per confermare l'identità e selezionare Firma digitale remota. Clicca Prosegui. Nello step Accettazione documenti, leggi e accetta il modulo di richiesta. Occorre arrivare fino in fondo. Spunta le caselle relative all'accettazione delle condizioni contrattuali e clicca Prosegui. Il pannello riepiloga il necessario per eseguire il riconoscimento. Tra le informazioni fornite è indicato che se non si dispone di una firma digitale remota Aruba, occorre usare la procedura alternativa. Cliccando sull'apposito link, il pannello consente di scaricare il modulo di richiesta, firmarlo attraverso il software del provider di firma e poi caricarlo nuovamente trascinandolo nel box azzurro o cliccando il pulsante sfoglia al suo interno. Al termine, clicca su Prosegui. Se invece hai a disposizione una firma digitale remota Aruba, tieni a portata di mano il nome utente, la password ed il dispositivo per generare il codice monouso di conferma, come ad esempio l'app Aruba OTP, e clicca Prosegui. Inserisci le credenziali fornite da Aruba negli appositi campi e clicca Verifica certificato di firma. Inserisci il codice OTP generato, ad esempio, con app Aruba OTP, Aruba OTP Display, Aruba OTP USB e clicca Prosegui per terminare il riconoscimento. Se il riconoscimento va a buon fine, il sistema ti notifica che l'identità è stata confermata. In caso di persone giuridiche, cioè aziende, enti e pubbliche amministrazioni, dovrai attendere l'esito della verifica dei poteri di rappresentanza prima di ricevere la conferma dell'identità. Se non lo hai già fatto, ricordati di attivare la verifica in due passaggi. Solo dopo aver completato entrambe le procedure, la tua casella PEC sarà adeguata allo standard europeo.